stacco della macchina con Pride of West. Numero 3, Power, squalificato. Numero 1, Play ed è squalificato. Marco Aurelio, rimedia al volo un'incertezza, Pelmo Rob che poi torna. Numero 5, Pelmo Rob, squalificato per ambio. Pride of West in vantaggio, arriva Marco Aurelio sul rallentamento, ottiene il via libera, in meno di mezzo giro, sfida al comando, terzo in corda e Nicchio DR. Il completamento dei 400 iniziali passati nell'ordine del 36. Si va sulla seconda piegata, la mossa esterna a parte di Orzuelo. In avanti c'è Marco Aurelio a precedere ora la coppia composta Pride of West e Orzuelo. I 600 nell'ordine del 46,5. Non muta nulla all'avanguardia, l'avanzata di Orzuelo che si protende all'altezza dei sacchi del battistrada, dietro il leader c'è Pride of West, poi Nicchio DR, ancora Penelope a precedere in coda, Peligroso Tand e Indian. Giro di corsa in 1-1, un filo abbondante, Orzuelo che mette pressione a Marco Aurelio quando si è a metà della penultima curva, richiesto invece Pride of West che non porta avanti Nicchio DR, il chilometro iniziale 1:16 qualche virgola, sempre sul passo all'esterno Orzuelo, replica Marco Aurelio, due prendono chiaro margine vantaggio a Nicchio DR che ora cerca di ricucire il gap a metà della dritta di fronte, i due davanti hanno speso al termine un altro paletto in meno di 15, Marco Aurelio ha ripreso netto margine a Orzuelo che è infilato a sinistra da Nicchio DR a metà della piegata finale, il quarto cavallo non c'è almeno per il momento, 200 al termine, Marco Aurelio in evidenza dalla sua scia, Nicchio DR che prova a sfruttare quello che hanno speso gli altri, 150 per venire a casa, Marco Aurelio se la sarebbe anche guadagnata, ma Nicchio DR rimonta palmo a palmo l'avversario, si difende Marco Aurelio, insiste Nicchio DR sul palo, ancora Marco Aurelio che tiene qualcosa nei confronti di Nicchio DR, terzo termina Orzuelo, 2-2 appena abbondante il totale, 30 e mezzo gli ultimi 4. Foto stretta anche se dal nostro punto di osservazione Marco Aurelio ha dato il doppio in giornata a Chiara Nardo, Carlo Isella e al signor Leone Torme nelle vesti di proprietario.